italiani arrivano sempre più numerose webcam e telecamere, un dispositivo anti-ansia per i genitori che via computer e tramite password possono controllare i figli in classe per valutare il loro comportamento, oppure ricorrere alle lunghe registrazioni in caso di controversie. E le insegnanti, di fronte a dubbi o contestazioni, hanno facoltà di ricorrere alla prova televisiva. Altre visioni, numero 110, inizia con questo servizio del TG2 del 20 aprile. Come abbiamo visto, sono sempre di più le scuole e gli asili che installano delle telecamere per poter controllare a distanza. Il desiderio di trasparenza e rassicurazione si scontra con il concetto di privacy. Come sempre, le emozioni evolutivamente più antiche hanno la meglio sulle esigenze del diritto. La corsa ostacoli degli aspiranti medici è cominciata prima dell'inizio dei test. Siamo alla nuova fiera di Roma, doveva iniziare alle 10 la prova di ammissione per le facoltà di medicina e odontoiatria dell'Università Cattolica. Invece slitta a mezzogiorno. La metà dei partecipanti è ancora incanalata sulle pensiline e tra i lunghi corridoi per raggiungere i padiglioni. Oltre 8.000 candidati per meno di 300 posti. In questo servizio del 22 aprile proposto dal TG1 si comprende quanto sia diventato complicato provare a iscriversi in alcune facoltà italiane. Ci si chiede quale opinione abbiano del sistema formativo gli aspiranti studenti di medicina e le loro famiglie, ma anche cosa ne pensino i docenti stessi delle facoltà di medicina. Il giornale.it riporta il 24 aprile la notizia della violazione della posta elettronica dei parlamentari del Movimento 5 Stelle da parte di hacker non ben definiti. La Nemesi si è abbattuta sui fautori della democrazia online, aggrediti sullo stesso terreno della loro crescita. Il web, come tutti gli strumenti, può essere usato con intenzioni benevoli e malevoli. È chi usa lo strumento che ne determina gli effetti. Violoncellista di strada a Roma viene multato da un vigile per aver suonato 5 minuti prima del consentito, come racconta Unità.it il 26 aprile. La percezione dell'autorevolezza delle forze dell'ordine è in relazione diretta alla loro dimostrazione di coerenza. Se viene multato il violoncellista nella stessa città in cui vengono tollerati chilometri di auto in seconda fila, auto nei posti per invalidi, tavolini selvaggi e schiamazzi notturni senza freni fino al mattino, il cittadino si sente ostaggio e non tutelato. Il 27 aprile la stampa.it riporta la notizia delle proteste ad Ortisei contro l'ennesima costruzione fatta in nome dello sviluppo turistico. Le proteste volte alla tutela del territorio sono un'inversione di tendenza all'impetuosa spinta predatoria dell'ambiente. Gli uomini hanno la tendenza a sfruttare tutto ciò che trovano, anche se non ne hanno bisogno, per paura che altri possano sfruttare le stesse risorse, anche a costo di segare il ramo dove si è seduti.